Ed eccoci qua, puntuale. Buongiorno, come andate? Ma è una meraviglia. Hai visto, ce l'abbiamo fatta anche una partire. Meraviglia. Ce l'abbiamo fatta anche partire, anche oggi. Ma chi l'avrebbe mai detto? E i miei poteri forti sono entrati e hanno smontato sto affare ieri. Eh sì, no. Vabbè, ma lei non li controlla il sabato e domenica. Sabato e domenica, rimane lì senza controlli. Ma vedo che... Vabbè, mettiamo subito in onda, abbiamo subito l'ospite che è sì. Arrivato, stavolta non la lasciamo scappare. Stavolta buongiorno. Non scappi. Il sindaco di Double News, Marilena Ceravegna, buongiorno. Buongiorno sindaco. Buongiorno cari amici e buongiorno a tutti quelli che sono in trasmissione adesso. Come stai? Ti vedo benissimo. Ma sei in gran forma. La meraviglia. Sto molto bene, grazie. Il coronavirus mi ha fatto, guarda, molto molto dire. Ah sì, bene, vabbè dai. Ecco. Ti sei curato. Il riposo forzato. Allora, resta che siamo là. Aspetta un attimo. Siamo un attimo. Abbiamo quelli che ci aspettano. Allora, in questo momento. Cavaliere, buongiorno. Buongiorno, cavaliere. In questo momento ci sono 16 gradi all'esterno e sono un po' coperto. Ma no, io, scusi, non è per contraddirla, ma io ho 15,2. Nel cestino della bici ho 15,2. Il mio termometro da quello. Non ti dico poi cosa farò in un cestino. Conduttore. Se lei è sgarbato nei miei confronti, mi rivolgo al sindaco poi. È il sindaco di tutti. Capisce che no, sei... il mio sindaco preferito, quindi dipende prima me di lei. Vabbè, dai, facciamo ancora vedere il giornale, poi parliamo con il nostro sindaco. Prima della sera. Buongiorno tale. Presidente. Bravo, difenda questa. Non si può andare in lì. La stampa. Ci ha provato e il piccolo. Buongiorno al direttore. Lì. Buongiorno Alberto. Allora, intanto salutiamo tutti quelli che si sono già collegati, tantissimi. Allora abbiamo Andrea Scotto. Ciao congiunto. Ciao congiunti. Scusa Andrea, ma la app in Buti. Stavo cercando notizie da Buti. Vabbè. Buongiorno Roberto, buongiorno Silvia Pivotto, Giuseppe San Nazzaronata, buongiorno sì. Benvenuto. Andrea De Chirico. Buongiorno Silvia, ho visto che frequenti, mi fa molto piacere, frequenti spesso gli amici di Nacciolo, Ale Federico. Buongiorno Serena Tettoni. Buongiorno, prima di quale io non posso che rispondere con dei cuoricioni. Andrea, buongiorno sì. Thailandia, buongiorno. L'ho visto con la barba, sta benissimo. Io non l'ho visto. Non l'ho visto. Grande l'uomo, sì. Bello un po' guizzolato. Ma non perdiamo tempo e andiamo subito a scoprire le novità del Monferrato. Del Monferrato. Allora, intanto che tempo c'è lì? Qui il tempo è autunnale. Autunnale. Ecco, vabbè. Autunnale, parlando di autunno, i soldi dallo Stato sono arrivati ai comuni o siete ancora nell'autunno, nell'inverno più gelido? Ma di soldi ne dovrebbero arrivare per diverse tipologie, per diversi servizi. Di quali soldi stai parlando? Tutti in generale, perché sappiamo che a pioggia. Sono arrivati milioni di euro ad ogni comune. Certamente. Allora, guarda, i soldi non sono ancora arrivati. Ah, ecco. Però non dovrebbero tardare. Sì. L'ha detto Conte? Scusa? L'ha detto Conte che non dovrebbero tardare, no, perché lo ha detto anche sulla cassa integrazione. Infatti, non dovrebbero tardare. L'ha detto anche sulla cassa integrazione, l'ha detto anche sui soldi per i professionisti, e vi auguro che funzioni, perché se le promesse sono quelle di Conte, ho paura che... Vabbè, ma nel frattempo cosa avete fatto? Ho molte cose. Guarda, riferimento a quel evento atmosferico che c'era stato, sai, a fine anno, abbiamo già cominciato i lavori nella frana grossa, che io ho tre case evacuate, quindi lì sì, stiamo lavorando. Abbiamo messo a punto e finito i lavori di rifacimento del piazzale. Che noi avevamo
che ha dovuto essere messo in sicurezza perché stava crollando, figurati, un lato della collina. E hanno fatto un lavoro straordinario. Ecco. Quindi i lavori sono continuati. C'è stato solo l'intervallo, diciamo, del momento più caldo del coronavirus, quello più pericoloso. Vabbè. Però prima, certo, certo, e dopo i lavori stanno. Però questi cantieri stanno mettendo in pista delle protezioni e seguendo le regole che bisogna, igieniche, sanitarie, a dei livelli, guarda, veramente encomiabili. Sì, scusa, ma ci avevi promesso che mettevi la bandiera della Ferrari sulla torre del... Sì. Perbacco, guarda. Si è dimenticato. Ah, oh, non l'abbiamo ancora fatto. Beh, ci mandi poi i droni, abbiamo visto che... Promesse non è ancora fatto. Vi hanno sbloccato il patto di stabilità per poter fare delle spese o siete sempre bloccati e i soldi non arrivano? No, tu parli dei buoni alimentari? No, il patto di stabilità per fare i lavori, riuscite a farli comunque con la cassa che avete o vi hanno sbloccato il patto o dovete stare? No, sono fatti in attesa di avere i denari. Ah, ecco. Quindi... Certo, però non dovrebbero tardare molto, ecco, questo senz'altro. Bene. L'economia all'intorno come va? Cioè, ci sono tante vigne, tanti vini, come hanno passato la nottata i vigneri? Guarda, per noi è andata bene che ci sono stati per alcune famiglie i buoni alimentari, quindi questo è stato un supporto, sì. E l'economia si è completamente bloccata perché abbiamo avuto veramente dei disastri da quel punto di vista. Però qui la gente, guarda, ti dirò, non si lamenta, si tira sulle maniche e è già ripartita, e con molto coraggio e anche delle iniziative che stanno mettendo in pista le nostre attività commerciali. Il famoso operoso Piemonte, dai, quello è così. No, una notizia invece che arriva dall'Apimbuti, che dice il nostro Andrea, che i soldi a pioggia non sono arrivati, è arrivata la pioggia. Tutti insieme, come ma non i soldi. Ecco, questo sì. Questo è ben detto. Non può mandare tutto, quindi vedete che adesso manda la pioggia e poi mandi i soldi. La Pimbuti serve a capire. Sì. Allora, buongiorno Sergio e Anna, buongiorno Anna, con formaggette sono una roba. Sì. Vorrei salutare anche Maria Cavanna, Giorgio Repetto, saluta lo stesso. Marco Tesauro, Loretta Lai. Buongiorno. Pier Vittorio Ciccaglione, tutti amici, buongiorno. L'assessore, siamo con un sindaco, quindi vede che siamo ben accompagnati. Ecco. Giorgio Repetto saluta il nostro sindaco. Ecco, anche Giorgio ti saluta. Senti, Michael Tesauro è il nostro fruttivendolo di fiducia, arriva dalla provincia di Asti, quindi dovresti essere contenta siete rappresentati, come sempre. Voi astigiani avete... nel nostro cuore una posizione sempre top. Beh, anche Barbara Rizzi, buongiorno. Ma ce la meritiamo. No, Calmina, non hai messo la bandiera della Ferrari. Adesso speriamo che metti almeno quella di Valentino. Ce l'hai quella di Valentino? Ecco. 46. No, perché a proposito, i babacci li avete messi in paese o avete fatto? No, allora non abbiamo potuto farlo perché per farli avrebbero dovuto essere 3-4 persone, almeno 2 o 3, a lavorare insieme, e questo avrebbe creato un assembramento non regolare. Li mettiamo adesso. Sì, non so se riusciremo a metterli tutti, ma senz'altro. Stiamo pensando, pioggia permettendo. Ma se aveste potevate pensare magari andare con qualche permettere i babacci usare le bandiere delle sardine o magari le bandiere delle fondazione comunista, gli estremamente lì sono permessi, non succedeva niente, loro possono farlo, sì, sono immuni, pensate, sono immuni. Sì, ma i babaci non sono una bandiera, bisogna per ogni gruppo ci vogliono delle ore di lavoro, le persone devono interagire. Ecco, se tu hai quella bandiera lì sulle spalle,
Sei immune. Ah, vedi? Guarda, non lo sapevo. Vedi? Non sei aggiornato. E poi ti dico una cosa. Se l'hashtag era resta a casa, chi sarebbe venuto a vedere i babaci? È vero, brava. No, ma per essere pronti quando poi il paese si riaprì. Dobbiamo fare partire il turismo. Infatti cominciamo adesso. Brava. Sì, quando cominciamo adesso. Quando poi avete preparati, poi lo diciamo e cerchiamo di far vedere. Facci salutare un attimo delle altre amiche che abbiamo. Barbara Pagella, Fiorella Bausone e... Ciao Fio. Oh, ciao Fiorella. Meno male che sei tornata. Senti, a proposito... Case ne avete vendute qualche d'una lì in zona, avete fatto qualcosa? 27 in paese. 27 case. Sono state acquistate. Ma nell'ultimo periodo? Guarda, nell'ultimo periodo una decina. Ecco. Cioè io parlo di 27 case negli ultimi 3 anni. Ricordiamo agli ascoltatori che c'è stata un'iniziativa da parte del nostro sindaco per collocare le case che erano vuote comunque per evitare lo spopolamento del paese, e i risultati sono stati direi incoraggianti. Sì. Guarda che il sindaco, questo sindaco non ha fatto concorrenza alle immobiliari, Io ho fatto il censimento delle case sfitte e vuote, con il permesso dei proprietari ho compilato delle schede su ciascuna casa, e chi volesse comprare una casa maranciana sa che ci sono questi dati a cui possono accedere chi vuole comprare, ma il sindaco non entra né nelle trattative e non entra assolutamente, come ho detto prima, in competizione con le immobiliari, questo che sia chiaro, però questo sistema ha funzionato. Senti, case con piscina quante ne hai? Ne ho 3. Vedi, è importante perché Giorgio, ripeto, stava cercando delle case con piscina. Sì. Ma anche perché dobbiamo andare a fare le dirette al mattino. Per agosto. Ma quelle non sono in vendita, sono private. Ah, peccato. No, senti, per agosto ci fai trovare. Scusami, ascolta. Per agosto ci fai trovare una casa con piscina a posto, così veniamo a fare la trasmissione da Maranzana? Dovrei trattare bisognerebbe trattare con i proprietari. Vabbè, tratta un attimo per Double News, che è il tuo comune, scusa. Tu sei certo, come no. Posso farvi uno scoop? Dai. Uno scoop, è nata la nuova asinella che si chiama Caramella. Caramella, ci abbiamo l'asinella. Ma adesso siamo a posto. Ma bambini ne fanno lì nel tuo paese? Bambini, non asinelle, bambini ci vogliono. Sono nati 2 gemellini, sono i nipoti del mio coordinatore di protezione civile. Ecco, hanno un nome sti bambini, lo sai? Sì, si chiamano, aspetta, Vittorio, l'altro non me lo ricordo. Va bene. Allora, mi spiace, ma... I nostri auguri, certo. Il paese, bene. Va bene, allora, senti un'altra cosa, turismo, parliamo di turismo. Che è la punta dolente, no? Avete delle iniziative, avete delle idee, volete fare qualcosa? Che cosa vi è venuto in mente? Tutte le prenotazioni che erano state fatte a Maranzana sono state disdette completamente, l'estate è risultata proprio senza persone che venivano. Adesso qualcuno... mi hanno detto che si è prenotato. Iniziative, niente di che, perché ogni cosa che potremmo fare è soggetta a tali vincoli sanitari,
che non possiamo sostenere, ecco, è impossibile. Ma anche le passeggiate tra le vigne, anche... No, questo sì, al 21 di giugno comincia la prima passeggiata, sì, da Cassine, che gira a Maranzana, sì, 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 al 21 giugno. Anzi, io chi volesse partecipare a questa passeggiata, mi contatti in comune. Ecco, noi abbiamo un canile qui che si sta risorgendo. Buongiorno Mariella Lamorante, Paolo Ghiri, Marietto, buongiorno Marietto. Ciao benvenuto. Marietto, ciao, buongiorno. Continuiamo a avere gli amici che ci seguono. Bene, Paolo scappa subito, ma non importa, gli facciamo un salutone. Però una domanda, voi avete le scuole lì a Maranzana, mi sembra elementari? No, non le abbiamo, no. No, perché infatti c'è... Vanno a Monbaruzzo. A Monbaruzzo, ecco. Devo andare. Perché adesso infatti volevamo chiedere come ci si poneva con le scuole nei paesi dove ci sono, perché adesso con questa... Ma adesso ci sono ancora tante incognite, eh? Non è ancora così scontato. Sì. Non sanno ancora bene come gestire il rientro, se ci sarà, è un problema veramente. So che c'è stata una riunione con le rappresentanti di classe e la direttrice, la preside, ma ci sono delle aporie a questo proposito, non è così chiaro. Del ministro che è un po' divago, quindi non si riesce a capire. Allora, so che poi tra un po' di minuti dovrai andare in comune, che è la tua seconda casa. Ci ho piantato le tende. Ecco, a proposito di tende, hai dovuto fare grosse modifiche per ricevere i tuoi concittadini? Sì, certo, Cosa hai dovuto fare? Allora, abbiamo dovuto mettere paratie dappertutto, i distributori di gel, e poi tenere il comune chiuso e apriamo solo su appuntamento. Ah, ecco, ancora adesso. Ecco. È una cosa molto triste, sì. Complicata, sì. Ecco, ma chi ti ha pagato, sì, tutti questi lavori? Ce li siamo pagati con l'avanzo di amministrazione. Domanda inutile. Non c'era un contributo di imbuti? Sì, c'è stato un contributo, sì, sì. Però la cifra ha superato il contributo. Come sempre. Perché siete degli spendaccioni, volete fare le cose troppo bene, non si fanno. No, sono solo quelle necessarie, credimi. Bene, noi ringraziamo il nostro sindaco di essere stato con noi. Adesso grazie sindaco, mi raccomando, o la bandiera della Ferrari o quella di Valentino, perché noi ti controlliamo col drone. Sì. E quindi fare tutti i tifosi fino in fondo. Mi raccomando. Ma io lo so che ormai ti sei attrezzato e mi controlli. Sì, ti controlliamo col drone. Se non riesci con l'uno o con l'altro, quella del toro, insomma. Sì, beh, insomma. Grazie, Maria. Grazie. Ciao. Grazie tante, grazie. Sindaco. Come vedi, quando abbiamo il sindaco con noi c'è subito allegria, c'è subito divertimento. Il nostro sindaco ci può... Anche se è birichina, perché non mette sta bandiera sulla torre, ma comunque... Allora, andiamo alle notizie invece nazionali. Buongiorno Mirellina. Quelle grandi. Parlavamo delle scuole, complimentoni al vostro ministro Solina, che dopo aver fatto la guerra... Ha cambiato idea stamattina? Sì, dopo aver fatto la guerra per creare dei pollai col plexiglass nelle scuole, adesso torna indietro e dice che non serve più plexiglass nelle scuole. Poche idee, ma molto confuse. Sì. Ma non ha frequentato in Buti? No, beh, le sue notizie sono Buti e scusi, ma lei è diventato veramente buono, cioè ha una stronzata di questo tipo. No, è diventata il mio idolo, adesso devo solo... No, ma ha una stronzata di questo tipo. Lei non tira fuori neanche il solito cartello. Ma mi sta facendo un po' tenerezza questa. E vuole metterselo vergogna? No, è logico, hai ragione, però
Aspetti al vostro ministro dell'istruzione. Ah, no, no, perché se lei è diventato di quel populista. No, anche Piero Martini stamattina. Mamma mia. La moda innanzitutto. Buongiorno. La moda innanzitutto. Ho visto delle vetrine da pizza che erano un spettacolo. Sì, quindi bisogna andare. Andate nei negozi di vicinato, ragazzi. Nei negozi di Alessane. Mi raccomando, iniziate a spendere un po' di soldi che avete risparmiato. I negozi di Alessane. Tutti i soldi che avete risparmiato e che Colau non vi ha preso. Sì. E sì, perché adesso la notizia è Colau meravigliato. La meravigliosa task force, una delle tante create da Giuseppi, ha fornito il suo la summa dei suoi studi. Condono per il nero e moneta elettronica. 56 pagine di iniziative di studio sulla situazione italiana e hanno scoperto che la burocrazia... Codice degli appalti da semplificare. Sono iniziative. No, sì. Ma tu non so se hai letto la premessa. No, me la sono persa. Io ho studiato tutte le 56 pagine. Ma no. Le premesse sono importantissime, sì. Cose che noi non sapevamo. No, che la giustizia è lenta. No. La burocrazia frena... Le banche non danno i prestiti, c'è tanta evasione fiscale, l'Italia ha un alto debito pubblico, cioè sono cose che... Ma devi partire da una premessa, no? Sono cose che noi non avevamo mai detto. Allora, la premessa è... No, vedo che non sei preparato. Allora, per fare poi un business plan... Sì, no? Stavo tirando foto a tutta che... Ma no, ti sbagli. Per fare un business plan operativo e funzionante alla Cottarelli, no? Perché c'è la lingua fuori? No, ti ho visto con la lingua fuori. Un business plan alla Cottarelli, cioè quelli che non vanno mai in porto, Cottarelli tu lo scrivi, devi partire da una somma. Siccome c'è questa situazione che però noi non conoscevamo, ma noi la conoscevamo, ma lui deve partire di lì, poverino. E le soluzioni quali sono? Nuove. Sono condono per il nero. Sono sei aree di condono per il nero e moneta elettronica. Quindi anche ne avevamo sentito parlare dalle 7 alle 8 volte. 8.000 volte, sì. Poi codice degli appalti da semplificare, 12, Delrio, 12 volte, non accetterà, 12 volte. Sì, ma Delrio non vuole perché l'ha fatto lui, più catene di alberghi per attirare i visitatori, questa è la soluzione proprio per il turismo, più catene di alberghi, giudicare i dirigenti in base agli obiettivi, i dirigenti della pubblica amministrazione, quello non si farà perché ci sono i sindacati e i sindacati comandano l'Italia, quindi quello no. Più poli di innovazione e meno dottorati, certo. Questa istruzione e ricerca, certo. Famiglia, sostegno psicologico alle famiglie disagiate. Quindi io e te dovremmo avere il sostegno. I nostri dovremmo avere sostegno perché ci siamo noi in casa. No, io pensavo tu dici che pensavo il contrario. Sono carizzi. No, sì. L'importante è che lui ha capito con la... Noi siamo sterilizzati. Colau dall'Inghilterra ha capito che è importante stabilire una crescita dello smart working, favorirlo e creare il substrato funzionante perché ci fosse. E rinviare le tasse, infatti il 16 di questo mese comincerete a pagare l'IMU e il 30 pagherete tutte le tasse che vi hanno spostato fino adesso. Tutti questi mesi. Con i cassi che uno ha preso, che uno ha fatto. No, diciamo che ci voleva, Colau ha dato veramente una spinta fortissima. E cosa succede con questo tomo di 56 pagine dato prima ai giornalisti che ai ministri? Giuseppi sta organizzando gli stati generali con personalità eminentissime, so che c'è Fuscas, c'è Piano, gente che non va neanche in Senato anche se pagata, cioè gente veramente che studia. Lorenzo Piano ha fatto il ponte. Sì, è lì, ancora lì lui. Sai che ha le braccia lunghe il piano. E, ecco, fa questo e questo piano di Colau lo mette nel cassetto perché ripartono da zero. Ecco. Però dal lato, di fianco, Gigino, ieri ha annunciato, Ofaio, ha annunciato gli stati generali anche lui, perché deve fare delle esportazioni. Come si dice stati generali in inglese? General States?
U State General, sì. Sì. Ecco, gli Stati Generali di Gigino arriveranno sicuramente, quindi avremo due Stati Generali di due ministri diversi che vogliono farsi la guerra per risolvere, se mi permettete la previsione, un tubo. Vabbè. Perché, scusa, io devo dare una comunicazione di servizio. Prego. Perché ho visto che si è collegata la Nostra Signora della Sennenna. Ah, bene. Ho visto il tuo dentista, mi ha detto che devi chiamarlo alle 8. No, ho detto comunicazione di servizio. Questo è l'uso privato di mezzo pubblico. Sì, se l'hai sentito, dammi anche solo un ok col dito, così, in un qualche modo. Sono veramente va bene. Poi salutiamo il sindaco di Centogrigio, sì, buongiorno, Gilberto, buongiorno. Breda. Hai visto come si fa il sindaco Gilberto? Ah, già, adesso... ha ragione. E ragione Andrea, che lui adesso sta consultando continuamente l'app Imbuti, sì, e dice che Colau si è dimenticato che il governo aveva già abolito la povertà. Certo. Nelle promesse non l'ha messo. Non l'ha messo. Si è dimenticato, Andrea, lo so, tu sei attento. Si chiama anche Vittorio De Pra. L'app Imbuti serve anche a sottolineare qualche mancanza. Ecco, ma insomma, si nota un po' di tensione, non so come dire, c'è questa leggera tensione. Sì, no, perché tra l'altro... Lei se n'è accorto che per esempio Zingaretti ha fatto l'anti... Sì. Il contro stati generali. Contro stati, quindi sono già tre gli stati generali. Zingaretti, che è uno che ha tante cose da dire, in 3 minuti ha fatto un intervento alla direzione del PD per annunciare i contro stati generali, quindi il PD farà il suo... Gigino con 5 Stelle ne farà un altro, Giuseppe ne fa un altro, li paghiamo tutti noi, risolveranno nulla e arriveremo a crollare. Io continuo a dire, ieri sono uscite le previsioni della Banca d'Italia sul calo del PIL italiano, loro parlano di un 8,3%. Io resto col mio numero perché adesso qualcosa sta ancora tenendo, ma ho già visto 5 negozi che stanno chiudendo in Alessandria. Vabbè, lei è proprio disfattista. Però, chi sarebbero sti 5 negozi? Me ne dica uno. Beh, c'è un negozio, non mi ricordo come si chiamasse il negozio, vabbè, di nome, è un negozio di scarpe, 2 negozi in via Bocchiere, per esempio. Uno di scarpe e uno da bambini. Ah. Così, per fare un esempio. Così. Uno di abbigliamento nel centro, vedi? Ah. Ce ne sono, stanno chiudendo come le mosche. Però ma adesso devono andare in adesso va ancora bene, eh? Ah. Perché a settembre vedrete cosa succederà. Il problema che c'è dopo aver pagato le tasse è che fino a agosto c'è il blocco dei licenziamenti, fino a luglio c'è la cassa integrazione, non la pagano ma dovrebbe essere coperta. Fino a agosto, 17 di agosto, c'è il blocco dei licenziamenti, dal 18 di agosto, 19, vedrete cosa succederà. A questo punto, a settembre, secondo te le aziende lavoreranno? Senti, per mettere un po' di buon umore, sì, si è collegato con noi anche il sindaco di Malindi. Oh, buongiorno, Morea. Buongiorno Morea. Morea Tomasi, eletta neo sindaco, sì, di Malindi. Sì, è sempre più scura, ma non che sì, sì, l'ha fatto nuova, no, sempre più torna proprio, non torna proprio, ormai no, proprio, sì. L'hanno fatto, non so se il sindaco... Migliore. O console onorario di Malindi. Ah, beh, sì, perché ha detto ma poi potremmo battere a lei una vacanza, una là, vacanza la sì, la trasmissione sì, di noi vorremmo fare una trasmissione, un tour quest'estate, se ti piace un tour, perché mi piace, abbiamo mi piace. Una decina di giorni da una parte, una decina di giorni dall'altra, e 10 giorni potremmo essere ospiti di Morea. Sì, 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 cioè, organizza un attimo la cosa, certo. Diciamo quali sono le esigenze tecniche, sì, e ci no, siamo. Poi noi dobbiamo portare sempre con noi Andrea. Sì, perché è il gestore della lui ci sta seguendo, sì, dall'app Imbuti che la storia insegna che gli stati generali segnano una svolta come quelli di Luigi XVI. Sì, vabbè, le brioche sì, lascia stare Giuseppe, dai, che gli tagliano la gola, il collo, direi no. Un grosso problema, se mi permettete preparo già il cartello adeguato, che il vostro ministro dell'agricoltura farà un breve stop perché deve curarsi per un calcolo. E chi? Il ministro Bellanova. No, povera stella. Sì, il nostro auguri però. Il nostro auguri, sì, senz'altro. La comunicazione però è importante. Ma come si permette? Ma io ero sincero nel fare gli auguri. Anch'io. Ma
Ministro, è veramente uno scherzo. Allora, Fiorella ha detto che viene con noi a fare. Vabbè, noi abbiamo sempre bisogno di personale. Ma assolutamente, ma però vieni. Chi ci porta le valigie, chi ci porta. Con noi, sì, sì, in diretta, diretta. Sì, poi ci correlo, le parte l'embolo. Sì, 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 le parte l'embolo a Fiorella e chi la tiene più. Ecco, una la cosa, dobbiamo imbavagliare. Una cosa che mi dispiace, e sono a favore di Giuseppi, è che un pezzo di Stato sta remando contro il governo e le riforme. Capisci? Cioè lui deve fare tante di riforme e tante belle cose. Non se ne era accorto nessuno anche di questo. No, sta funzionando tutto bene. No, per esempio, in passato, no? Mi sì. viene in mente, aspetta. Silvio? Si chiamava Silvio. Ah, ok. Silvio. Poi ce n'era un altro che si aveva dei baffettini piccolini, un po' da sparviero, quei baffetti. Ecco. Forse era quello il cognome. Poi ce n'era uno che amava tanto la mortadella. Quello aveva tutto lo establishment con lui, quello no, sì. Lascia stare. E lui non faceva niente, con lui... calma, sì, con vabbè, molta calma. I danni li ha fatti e quello che era. Allora, ripartenza impossibile senza un piano concreto si coinvolgano le imprese. Questo è Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria. Curioso che nel task force di Colau non ci sia il mondo produttivo. Se no che task force sarebbe? Ma l'avevamo già, cioè, adesso noi siamo, vabbè, non siamo nessuno. Noi, quando abbiamo letto la composizione della task force di Colau che doveva risolvere il problema, abbiamo notato che c'erano filosofi, professori di ingegneria, c'erano manager statali ovviamente, imprenditori, cioè gente che lavorava. Zero. Quindi vabbè. I risultati sono stati quelli. Tanta teoria, bellissima teoria, veramente declinata anche bene con delle belle slide, penso che sarà bella anche la conferenza stampa di Colau che dovrebbe tenersi penso domani. Però ecco, direi che ecco, il mio bello telecamera, volevo far vedere, mi dispiace per questa ditta perché si è fidata dell'Azzolina e proprio oggi organizzava le gabbie dell'Azzolina, pannelli in vetro in alluminio per dividere le postazioni, quindi in tanti plexiglass. Ah, ecco, interessante. Ecco, questa povera ditta Estel ha pagato mezza pagina sul Corriere, poi anche su altri giornali sicuramente, per organizzare queste cose e il suo ministro dell'istruzione ha cambiato idea. Mi dispiace, siamo in Italia. Ecco, vedi che gli è partito l'embolo a Fiorella? Adesso se l'hai presa con me perché... Quattro giorni fa sono passato in una via stretta, c'era lei, sì. C'erano le macchine dietro, l'ho salutato e sono andato via. Guarda, Fiorella ti do ragione, è una persona che si è mutato la testa, sì. È stato veramente sì. Insopportabile. E questa mattina quando sono arrivato mi ha già subito insolentito perché sono arrivato un attimo dopo di lui. No, in ritardo ormai. Sì. L'Europa riapre le frontiere, l'Austria e Grecia prendono tempo, però l'Austria ci ha un po' ripensato. E se fossimo noi adesso a dire non andiamo, non vi vogliamo, state a casa vostra. Intanto quanti sono gli austriaci che venivano in Italia? Qualche migliaio? Se non di più, sono tutta pochi, la stagione. Sono pochi, sono pochi loro. Quindi anche ne venissero il 20%. Chi vuole venire viene già passando dalla Svizzera, l'hanno già fatto. L'hanno già fatto. Quindi siano là, non è problema. Il problema invece per la regione Lombardia stanno adesso sono partiti i giudici, ovviamente la sinistra ha suonato la tromba, i giudici arrivano. Il TAR ha bocciato l'intesa della Lombardia per il test contro il coronavirus, era stata fatta una procedura d'urgenza per ottenere dalle volte le forniture, però comunque bisognava farle, vediamo come state piazzate, come testate ancora adesso la Lombardia, che bisognava fare presto. Ovviamente il TAR boccia la fornitura e ci saranno delle conseguenze. In più la fornitura di camici dalla moglie di Fontana è partita anche qui. La magistratura, direi che in questo caso ha fatto un po' una forzatura Fontana, un furbacchione, perché la famiglia possiede anche la Pole Shark, che sapete, l'azienda di maglieria e abbigliamento, che a questo punto aveva ottenuto una fornitura di 500 euro di camici.
quando qualcuno si è accorto, loro hanno deciso che, visto che cadevano sui colpi di cavallo, dovevano scendere, hanno detto che l'avrebbero regalati alla regione. Quindi qua invece c'è un po' di opacità e in questo caso è andata bene che ci sia stato un controllo serrato, però ricordiamoci che adesso su Milano ha assunto la carica, Palamara ha dato il via a tutti i suoi amici. I muti, la corsa per correggere gli errori. Allora è partita questa fenomenale app che aveva scaricato 2 milioni, per essere efficace dovevamo scaricarla in 42 milioni, siamo un po' indietro. Ovviamente è partita con degli errori di programmazione, errori di gestione, non solo nell'immagine iniziale c'era una mamma col bambino, perché i bambini bisogna lasciarli da parte e mettere la mamma che lavora, perché altrimenti è discriminazione. Non c'è neanche un'immagine di una signora col burka, e questo niente, mi dispiace, perché non abbiamo rispettato veramente le etnie, no? Questa è una brutta cosa, però intanto sembra che comincia già a ammettere da Benny Spoon che è stata fatta un po' di potenziato, cioè una ciulata, perché la fregatura, come si dice in primo inteso, perché dovevano proteggere la privacy, cioè per proteggere la privacy hanno fatto un'app che non serve a niente e adesso si lamenta perché la gente non la scarica e non la fa funzionare. Notizia invece sull'analisi sulla stampa che dice che senza i medici che controllano l'app Immuni, quindi controllano la sua applicazione, non serve a niente, è quello che si sa. Diciamo che voi se dovete scaricate un app un'altra con questi giochini sopra. Vorrei salutare Luca Marangi, Franco Camera, Ernesta Colla, Roberto Perocco e Tony Marchesini. Buono, fa piacere, ci sono tanti amici che ci sono. Tanti, tantissimi. Potreste invece trovare, magari, se uscite di casa, sì, questa mattina a Mecchiano Caffè, magari prendo un buonissimo caffè di panciotto. Noi siamo nel piano caffè tutti i giorni e siamo rimasti nel piano caffè malgrado il lockdown. Melchiorni Caffè è l'unico caffè che ci fa tornare giovani. Sì, e questo è eccolo qua, il caffè del panciotto, ho trovato solo ecco al Melchiorni Caffè, ed è un caffè di una qualità eccezionale. Come eccezionale è il servizio che si trova da Resica. Sì. Che è concessionario Volvo Hyundai Nissan. Dove ti portano il caffè a domicilio. Sanificato. Con l'auto, certificata, arriva sì, al caffè, tu puoi, tenga, buongiorno, puoi vedere l'auto com'è, ci può sì anche provare con tutte le tecniche tecnologiche. Ma le auto non le vedi a Melchiorni Caffè? Le vedi davanti a Melchiorni Caffè, sì, c'è un bellissimo Deor, prendendo caffè lì si passa fa una sfilata. Metti l'auto. Con le elettriche, ibride. Volvo, Hyundai, Nissan, non pizzefichi, come si vuol dire. Parlando di qualità, non possiamo esimerci da parlare della bottega della carne piemontese. Arrostino, diciamo che Lubabà. La nostra signora CNN è anche un'ottima cuoca. Sì, no, ma l'arrostino che mi ha preparato Davide. Ah, ok. Davide è il braccio destro di Luciano. Mi ha preparato sta arrostino con dentro del prosciutto meraviglioso, con fuori della pancetta che lo ricopriva tutto, cucinato dalle sapienti mani della Nostra Signora del Monferrato, quindi era una meraviglia. Era una roba da fare le capriole. E sì, immaginati con che cosa l'ho tagliato. Beh, è tagliato con gli accessori della coltella di Boyle. Allora, il coltello, quello che apposta per gli arrosti. Assolutamente sì. La pinza per fare le fettine perfette, sì, una uguale all'altra, sottili. Le coperte per le varie salse. Ma sì, andate a guardare la Boglio, sono in via San Lorenzo 61 da Alessandria, però hanno anche un comodissimo sito www.conteneriaboido.it che vi permette di fare gli ordini. Esatto, potete fare gli ordini se volete, se tenete Alessandria la consegna è anche gratuita, però potete anche farvi gli occhi e decidere cosa ordinare, cosa andare a comprare direttamente in negozio, che non sarebbe neanche una brutta cosa. Scusa, ma si sono collegate due donne meravigliose, Patrizia Garrone. Buongiorno. E Stefania Rattazzi. Buongiorno. Due donne e una. Allora,
Guardate, oh, guardate che bel elenco. Rossana Macchio, Patrizia Garrone, Stefania Rattazzi, Carola Borsoni, bellissime foto anche, guardate che profili hanno queste signore, direi. Sì, che sì, tutte. Siamo veramente fortunati di avere queste amiche. Bene, allora, eravamo ancora rimasti a parlando dei paesi e dei vini ottimi. Abbiamo una super notizia dalla CNN. Cioè? Donald Trump incontrerà il Papa in campo neutro. Oh, bene. A centro grigio. Ah, bene. Adesso sì, è un altro sindaco. Chissà la sicurezza. Si vede la mano di Gilberto. Gilberto, sì. Ti chiedo, facciamo un po' di insidia, Gilberto, se riuscissi a organizzare un'intervista col Papa e con Donaldo. Sì, noi. Teniamo un tavolo a quattro, sì. E noi facciamo le domande. Anzi, vieni anche tu un attimo lì con la fascia centro grigio, perché lui non ha la fascia tricolore. Centro grigio. Centro grigio, un pezzettino, sì. Tricolore, centro, sì, grigio. Sì. Lui assorbirà piano piano l'Italia. Sì. Sì. Piano piano, intanto sta prendendo terreno. Sì, si ritorna, sì. Ormai siamo, ormai ci vuole. Sta facendo già provincia, prima era solo comune, sta facendo provincia. Sì, sta facendo provincia. Fuori provincia invece la cantina di Fontanile, provincia di Arte. No, sempre con l'Arrostino. 0141 739 179 per i vini da affidare all'Arrostino, magari un bel Barbera, come bravo, sul tavolo. Una Barbera che ho lasciato, poi quel Barbera leggermente fuori dalla ripresa. Aspetta un attimo, dal campo, lo facciamo vedere. Va. È un vino meraviglioso della cantina di Fontanile. Ecco, bravo. Di fianco c'è uno Chardonnay che vale la pena. No, ma la Barbera, fermati lì. Perché loro hanno sia quella normale che quella barricata, ma soprattutto superiore. Sì. Superiore. Ecco, io ho bevuto quella normale. E c'era una persona che ha detto: ah, beh, buona sta Barbera superiore. No, è quella normale, quella superiore è ancora di più. È barricata ancora di più. Guarda, provatela perché è veramente una meraviglia. Come è meraviglioso mangiare agli U-Boy. Marco, sì. Molaro, ieri ho visto un filmato di Marco Molaro mentre cucinava, uno spettacolo, anche vederlo lavorare. Sembra facile, Ci sono dei nuovi menu, delle rivisitazioni di tante cose, sì, tipo il ramadon con le nocciole o i gnocchi con gli asparagi, no, il pesce con il guscio, i gamberi, no, quello con la perla, le cozze, le ostriche, gnocchi e ostriche. Gnocchi e ostriche sono una roba, è solo a vedere se dobbiamo assaggiare. Poi notiamo. Sono di Acabur ad Alessandria, se volete prenota. Organizziamo insieme e poi notiamo per andare da loro. Andate anche, se dovete scegliere l'arredamento della vostra casa, andate con Beneficio Coscia, Spinetta Marengo, vi darà delle idee e delle politiche. E soprattutto chiedete la cucina Semois, la nuova cucina chic, pensata da me e Fabrizio Coscia. Con la collaborazione anche di Paola. Di Paola, sì, lei ha detto da parte il gusto estetico. Sì, voi. Lei ha dato i colori. Voi avete cercato le cose noi quelle più sostanziose. Allora, non sappiamo più trovare nuovi gadget, ecco. Vi venisse in mente qualche gadget nuovo, sì. Perché ormai abbiamo praticamente tutto. In quella cucina c'è tutto, sì. Tutta la tecnologia moderna c'è. E anche tutte le cose salutistiche. Esatto. Comunque forse converrebbe per provare tutti gli accessori, se già avete una casa, andare a comprare un'altra da Giorgio Repetto, che è il nostro più grande, il nostro agente immobiliare, certo. Migliore di Alessandria, lo trovate in via Totti a Gorvia Piacenza al 347 45 15 176, è facile contattarlo e prendere un appuntamento, perché comunque gli ambienti si possono affrontare, ma rispettando le distanze, con tutte le cautele che il momento richiede. Idem l'accesso al CAF della CIA via Savonarola o in piazza Ceriana è contingentato, bisogna attendere il proprio turno, però i servizi sono sempre quelli, possono risolvere tanti problemi, tanti finanziamenti, bonus. Basta dire il nome CIA, come dire Channel per le grandi riprese, esatto. Con i droni, se hai bisogno di fare delle riprese per la tua azienda, per dei canali computer grafica in 3D anche quindi anche i canali dedicati
per le operazioni, per esempio. Tra l'altro, bravissimi, no? Bravissimi. Programmi anche del trasferimento specializzati in materia. Invece per avere qualcun altro molto specializzato nella musica. Uno di ieri e uno di oggi. E delle notizie Alex 799 e la radio da. Ecco, mi dica una canzone di ieri. Di nuovo. Grazie dei fior. Se il fior la sentiva lei. No, io so che lei era forte su... Sì, in quegli anni sì, ero sì. Maestro sì. No, parliamo di tanti video che diamo di titolo che magari qualcuno non conosce. Ma? Invece volevo dare una notizia e quelle sono le tue canzoni. Volevo dare una notizia invece importante che trovate sul piccolo di oggi. Ecco, sul piccolo di oggi si parla ovviamente della CIA, noi ne abbiamo parlato prima, sì. Del CAF. Ma faccia vedere l'articolo. Sto facendo appena riesco a mettere. Faccio vedere l'articolo. Allora, parliamo del CIA, settore edilizio, delle richieste concrete degli imprenditori per tornare competitivi, e si parla anche della nostra Jenny Tajani con il suo social news che noi aiutiamo a creare tutti i giovedì, va in onda e venerdì sulla TV di Radio Gold. E ecco qua il piede è destinato a questo nuovo TG importantissimo che sono già diverse puntate in onda. Vi invitiamo a seguirlo perché Jenny è bravissima, deliziosa nel condurre e brava anche nel reperire notizie, perché comunque la redazione è non molla sua mai. La redazione non molla mai. Non molla mai, lei e Piccarolo sono dei martelli perché continuano a dare delle notizie. Salutiamo anche Pietro Giuste e Lorenzo Mandrino. Benvenuti. Ecco. Poi vorrei leggere carta vetrata perché non ce lo vogliamo mai perdere. Giusto, non l'ho letto stamattina, non ho fatto in tempo. Ma sì, abbracciamoci tutti. Chi se ne frega, ieri durante la protesta degli insegnanti, uno di loro, i cui sentimenti di affetto e amore verso il resto del mondo sono stati compressi per mesi, è arrivato in piazza e ha stretto a sé e baciato amici, colleghi, passanti, forze dell'ordine, il galletto sul Palazzo Rosso e il distributore dei biglietti di Piazza della Libertà. Una positività contagiosa. Direi di sì. L'assurdo del fine della scuola con il sciopero programmato ovviamente dagli sindacati, perché loro hanno diversi problemi. Il primo che bisogna assumere tanti insegnanti, le spese per la scuola sono abbastanza relative. E secondo che gli insegnanti non facciano troppo bene il loro lavoro, come quella di Asti che pur di non lasciare a casa i bambini andava a insegnare loro nei campi all'aperto con le giuste distanze, però permetteva loro di apprendere con le spiegazioni. No, non si può fare perché metterebbe in cattiva luce i colleghi che non hanno voglia di lavorare, quindi i sindacati servono a quello. È patetica la foto qui dei democratici americani, se non mettete qua i ginocchiati per George Floyd, soprattutto una politizzazione politica come capita in Italia spesso. E ecco, il risultato che stanno ottenendo, e qua dovremmo ridere perché tra poco se ne pentiranno, è che in tutte le varie municipalità, sapete che la polizia non dipende da Trump, c'è anche un Trump, ma la polizia dipende dai municipi, dai comuni, stanno smantellando la polizia. C'è una cosa assurda, per vendetta contro questo omicidio di un cretino che